Benvenuti nel nuovo speciale, speciale registi, dove oggi analizzeremo uno dei registi più sottovalutati della storia del cinema, spesso usato come riferimento o paragone ad un semplice film d'azione, ma John Woo è molto di più. Un regista rivoluzionario da cui tutti hanno preso ispirazione, senza capirne la poetica, tranne pochi esempi, come i due recenti, The Raid, che mischia il melodramma al cinema d'azione, che solo lui ha portato a livelli così alti. Oggi analizzeremo il periodo di Hong Kong, perché, andando in America, ha perso la sua potenza. Cominciamo! Dopo aver girato parecchie commedie demenziali, Woo esordisce con il meraviglioso A Better Tomorrow, dove impone il suo stile di regia, con sequenze d'azione che con l'uso dei rallenti e la sapiente mano dietro la macchina da presa risultano quasi poetiche, nonostante la quantità enorme di schizzi di sangue, sostenuto da un eroismo e una drammaticità di fondo, non da sottovalutare, come purtroppo spesso avviene. Riprendendo i temi cari a Leone e Scorsese, come l'amicizia, il tradimento o la redenzione, crea qualcosa di mai visto, non privo di difetti, ma fondamentale per il cinema di Woo, che riuscirà ad evolvere il suo stile per arrivare ai livelli che presto raggiungerà. Inizio tra l'altro tra il sodalizio epocale tra John Woo e il fenomenale Chow Yun-fat. Il successivo film è il sequel della sua precedente opera, ovvero A Better Tomorrow 2. Il film ha il pregio di non essere una copia carbone del primo film, ma un proseguo della storia, ampliandone l'universo narrativo, così come la poetica del regista. Il mix tra azione e melodramma, come al solito, funziona. La sparatoria finale, omaggiata in Una vita al massimo, sceneggiata da Tarantino, dove si vedeva in TV, o successivamente in Django Unchained, è stupenda, in quanto vanta al suo interno un duello in stile western ed un combattimento ad arma bianca, condito il tutto dal solito stile pieno di rallenti e sangue che ha sempre condizionato il cinema di Woo. Purtroppo soffre di alcune forzature sia di sceneggiatura sia di dialoghi, ma d'altronde il film fu girato per le difficoltà economiche di uno dei protagonisti e questo purtroppo si vede. Con The Killer firma uno dei più grandi capolavori della storia del cinema, perché nello stesso tempo amplia e distrugge la poetica dei due A Better Tomorrow, dove tutti gli ideali, come l'amicizia, il tradimento e la redenzione, diventano impossibili in un mondo fatto di violenza, rappresentata da Woo in questo film in maniera a dir poco sublime, dove le spariatorie, che toccano apici di potenza e drammaticità incredibili, condito da una storia d'amore impossibile e dei momenti estremamente comici con gag fisiche geniali, che non stonano con il resto della vicenda, un finale straziante e crudele che non dà speranza a nessun personaggio, che lascia lo spettatore in una condizione di sconforto non indifferente. Uno dei film che ha preso più ispirazione da questo The Killer e riuscendo a ottenere buoni risultati è l'altro capolavoro, It la sfida. Bullet in the Head narra la storia di tre ragazzi che, dopo aver commesso un omicidio, scappano dalla città, ritrovandosi immischiati prima in una situazione gangsteristica e poi nei feroci scontri della guerra del Vietnam. Il film è uno spaccato e anche una protesta, non solo alla guerra del Vietnam, ma anche alla condizione di Hong Kong in generale di quegli anni, cosa che Woo conosceva molto bene, essendo nato in una condizione di povertà assoluta. E Woo in questo film unisce il cinema gangsteristico, ben ampliato nei film precedenti, accompagnato dalle splendide coreografie d'azione, come al solito, e per la prima volta il war movie. Ne esce fuori un capolavoro, dove i temi cari a John Woo ne vengono fuori prepotentemente, in un immaginario potente e tremendamente realistico, dove non si può non rimanere coinvolti. Uno dei migliori film sulla guerra del Vietnam. Once on a TF, una delle più belle commedie della storia del cinema, ricordandoci che Woo, prima di questo, girava commedie demenziali. In effetti, troviamo dei picchi di commedia anche nei precedenti A Better Tomorrow o nel capolavoro The Killer o nel successivo Hard Boiled, che riesce a mischiare le coreografie dei precedenti film, anche se con meno spargimento di sangue e più invenzioni visive che giocano molto su meccanismi e trappole a dir poco surreali, che hanno influenzato molto i successivi Mission Impossible, di cui il secondo capitolo l'ha diretto proprio Woo, ad una storia d'amore che, anche se non finisce come vorresti, a differenza del precedente The Killer, ti lascia con il sorriso sulla faccia, aiutato da situazioni sempre più rocambolesche e comiche, con colpi di scena geniali, svolte narrative spiazzanti, che rende Once on a TF un modo diverso del regista di affrontare il genere, ma di uguale qualità. L'ultimo film girato in patria dal regista Hard Boiled è forse il peggiore di quelli elencati finora, nonostante resti uno dei migliori action della storia, forse perché manca di quel che di melodrammatico che caratterizzava i film precedenti, ma se non paragonato ad altri lavori del regista, è un capolavoro del genere, dove comunque i personaggi hanno una forte personalità, che non viene mai schiacciata dalle imponenti scene d'azione, lunghe, complesse e violente, con tocchi di umorismo qua e là per non far mancare nulla. Almeno 5 o 6 sequenze d'antologia, come La folle, iperviolenta, sparatoria nell'ospedale. Forse deluderà i fan di Woo, ma di certo non potranno non ammettere di trovarsi davanti a un grande film e
ad uno dei registi più rivoluzionari della storia del cinema.